Dicevamo un Frosinone che ha iniziato la gara non nel migliore dei modi, magari un po' sottotono, sconcertato da quello che può essere il tanto turnover effettuato. Nella seconda parte di gioco invece voi siete entrati in campo con lo spirito giusto e la voglia di poterla recuperare. Sì, probabilmente all'inizio eravamo un po' impacciati, poi pian piano col tempo abbiamo preso fiducia, soprattutto nel secondo tempo credo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tanto e c'è rammarico per come è andata a finire. Ecco, un'eliminazione che comunque sia può pesare a livello psicologico oppure è una pagina da archiviare immediatamente per quella che è la prossima partita di campionato contro la US Abbia. Ma credo sicuramente. Sì, ci può dare degli ottimi segnali perché comunque abbiamo fatto una grande partita con una grande squadra come il Parma, quindi dobbiamo trarre solo cose positive e pensare già a domenica. Sì, hai detto bene, siamo entrati in campo comunque secondo me nella maniera giusta contro una squadra forte di Serie A e poi siamo andati in svantaggio, siamo riusciti a restare aggrappati alla partita, l'abbiamo portata in parità per poi perderla male negli ultimi minuti. Ecco, cosa è mancato un pochino nel primo tempo? Forse i troppi cambi, tanto turnover che per forza di cose è stato fatto da Mister Nesta possono aver confuso un pochino le idee. Ma penso che sì, il turnover è stato fatto molto turnover in questa partita per dare l'opportunità di giocare a chi aveva giocato meno, però penso che bene o male tutti i ragazzi che hanno giocato abbiano dato una risposta al mister, una risposta positiva, e poi magari nei minuti iniziali non giocando da tanto può essere un po' più difficile.